Bentornati nel salotto di Studio Mattina. Quest'oggi presentiamo in anteprima il nuovo documentario realizzato dal regista Pasquale Della Monaco e dal montatore Edoardo Esposito. Il titolo è Incanto Napoletano. Guardiamo insieme il trailer. La nostra filosofia antica deve emergere. Se tutti riuscissimo a stare un po' in silenzio, forse qualcosa potremmo capire. Vogliamo mostrare una realtà che ci appartiene. Se volete cambiare Napoli, non mostrate immagini di violenza. Chi esalta la cronaca nera crea danni irreversibili alla giovane popolazione. Dobbiamo lasciarci trasportare dai suoni della voce e della musica. Allo stadio il napoletano è unito, senza rassegnazione, vuole vincere e dividere con gli altri la vittoria. Non è il calcio. La città di Napoli è volutamente divisa in tante anime, mescolate e sovrapposte. L'omicidio intellettuale commesso ha portato Napoli allo sbando. Abbiamo seguito Edoardo Scarpetta che già nell'Ottocento ha tolto la maschera all'attore, lo ha reso individuo uomo. Carmelo Bene ha ricercato il non attore. Perché l'immagine è divenuta volgare. La città di Napoli parla e parla attraverso il suo passato. E voi, a cui le cime delle montagne inaccessibili sono rifugio e le caverne della terra e dell'oceano cose familiari, sorgete! Ben arrivati ai nostri ospiti, complimenti per questo bel lavoro che vuole far emergere una Napoli fatta veramente di tante cose buone, ripercorrendone la storia. Questo era il trailer, quindi l'anticipazione di un lavoro, un mediometraggio di 42 minuti, in cui, Salvatore, che cosa si racconta? Si racconta l'amore che dentro la città, l'amore verso i napoletani, l'amore verso l'antico, un Dedalo, un passaggio verso un Dedalo meraviglioso, con un filo di Arianna, l'amore verso quello che è stato costruito e sta dentro di noi. E la storia della nostra città, perché certo. si parte da radici molto lontane, quindi perché Napoli non è più greca, il punto di partenza per arrivare ai nostri giorni. Quindi tutto quello che è stato emerge continuamente, basta saperlo leggere, basta saperlo individuare. E poi termina con lo stadio, perché allo stadio è proprio il napoletano greco antico, che lì, scevro da ogni condizionamento, uno ama l'altro, e per una vittoria generale, il riscatto della collettività. Quindi lo stadio come anfiteatro. Certo. Pasquale, quanto questa città è un incanto e quanto invece è incantata? Eh sì, bellissima questa domanda, perché è incantata perché non riesce a comprendere, diciamo, quando viene bidonata dal potere. E poi è un incanto perché esprime l'antico e l'autentico. In qualche modo può essere anche un po' incantata perché aspetta sempre che qualcosa arrivi dall'esterno. Sì, perché c'è questa genuinità, questa purezza, e non c'è nulla da fare, c'è in tutti noi. Edoardo, quanto è stato difficile, visto che comunque c'è tanta carne al fuoco, tra le altre cose mi hai detto un attimo fa che è già pronto un sequel di Incanto Napoletano, ma quanto è stato difficile reperire tante immagini che riguardano la nostra città, così come girarle? Sì, è stato un lavoro lungo, durato circa 3 anni, e chiamato Prove di Set. È stato un esperimento che abbiamo lanciato 3 anni fa con l'obiettivo di far avvicinare dei giovani senza alcuna esperienza teatrale cinematografica al mondo appunto del cinema. Abbiamo voluto fare un filmato senza cinema, ma proprio con la genuinità dei giovani e degli artisti. Questi giovani alle prime esperienze hanno risposto molto bene nelle varie tappe che noi abbiamo appunto dato, che si chiamano Prove di Set, e quindi sul campo, affiancato da attori di professione, posso citare qualcuno come Civo Troise, Elias Zoccoli, Daniela Nastri e io stesso anche, e anche da musicisti di professione, alcuni del Teatro di San Carlo, e alcuni maestri di chitarra come Stefano Russo, Francesco Aliberti al pianoforte, abbiamo spiegato sul campo che cos'era il neorealismo e cosa avveniva appunto con i film di Fellini e di De Sica. Il risultato di queste varie prove di set che hanno visto
set su tutta la città, dal Borgo Marinaro a tutto il quartiere di Santa Lucia, Piazza Plebiscito, il Colonnato. Da queste riprese sono venute poi fuori le scene di Incanto Napoletano. Che tra l'altro abbiamo anche visto, mentre lei parlava, Pasquale, tra l'altro Incanto Napoletano vuole essere anche un grande omaggio al maestro Antonio Ghirelli. Certamente sì, perché è l'unico che ha avuto il coraggio di scrivere in questo viaggio nella città di Napoli, che praticamente appunto Napoli è greca ed è stata un po' dal potere, tutti i poteri, tutti coloro che hanno dominato questa città hanno trasformato in una plebe piuttosto che in una realtà di grande nobiltà e cultura che già c'era dentro. Ma secondo lei quanto siamo realmente colpevoli della nostra situazione, di quello che viviamo, e quanto invece siamo vittima? Non siamo né vittime e né colpevoli, siamo semplicemente stati... ci hanno eliminato la forza dell'io, la forza dell'autenticità e della sostanza energetica che era dentro di noi, la collettività. Ecco, hanno diviso le persone invece di unirle e di avere un sentimento sociale, un sentimento comune. Ci hanno messo uno contro l'altro, ma da secoli. Federica Riccio. Pasquale Della Monaco è nato a Napoli, si è diplomato all'Istituto d'Arte, è autore, pittore, regista. Pensate che la sua prima mostra personale l'ha realizzata a soli 15 anni e ha dato vita a una scuola di intellettuali che ha come riferimento un luogo magico, un luogo che però purtroppo adesso è degradato, ed è il Monte Echia, vero? Sì, il Monte Echia. Vivo, ho la fortuna di... sono 40 anni che vivo lì su quel costone, e devo dire che mi sono impegnato con il quartiere e anche persone di tutta Napoli per cercare di non farlo diventare, farlo andare in un degrado che purtroppo per le assenze e la sordità delle istituzioni, devo dire che il degrado è migliorato. Peccato, perché di cose ne abbiamo fatte, il quartiere risponde sempre bene. Sono assenti coloro che hanno evidentemente degli interessi che non portano avanti questa dove è nata Napoli, insomma. Edoardo, tu mi sembri giovanissimo, credo di non sbagliare, anche se fai tante cose, attore, montatore. Quale tipo di incanto ti auguri per la nostra città? Io mi auguro innanzitutto che si possa un po' riscoprire questo senso della collettività, che mi auguro ovviamente, ma questa è un'utopia storica, che le due classi di questa città, ovvero la borghesia, una volta aristocrazia, e la plebe, comincino un po' a dialogare, cosa che non è mai accaduta, insomma, e questa scissione ha un po' lacerato la città. Mi auguro che il miracolo che avviene allo Stadio San Paolo, dove tutte queste divisioni tra i vari ceti sociali di Napoli crollano perché rapiti dalla magia del calcio, rapiti dalla magia del gesto tecnico, e allora lì che si riscopre il senso della collettività, proprio perché si frantuma quel principio di individualità che ognuno di noi ha e che purtroppo è molto forte in questa città, proprio per come diceva prima il maestro Della Monaco, che ci hanno messo uno contro l'altro, quindi è esaltato questo egoismo individuale. Allo Stadio questo crolla. Io mi auguro che se il napoletano capisce che unendo le forze possiamo fare tanto, possiamo fare molto bene per questa città, al di là di come si comportano le istituzioni, al di là degli altri problemi che possono essere la camorra e le cattive amministrazioni, ma il napoletano stesso, al di là di tutto questo, se si unisce, forse possiamo compiere un miracolo. Complimenti per l'altissimo senso civico e di coscienza. Grazie. Da parte di un giovane, perché se riflettiamo attentamente sulle sue parole ci rendiamo conto, dovremmo farci veramente un esame di coscienza, perché se l'unica cosa che unisce tutti quanti noi è la fede calcistica e quindi quei 90 minuti vissuti allo stadio, e magari non facciamo un fronte comune quando abbiamo a che fare con il problema dei rifiuti o con la camorra o con tutte le emergenze quotidiane che questa città ormai da anni è abituata a vivere. Certo. Lì però allo stadio è un qualcosa di, diciamo, non si limita, lo stadio è la scusa, insomma.
ma allo stadio viene fuori ciò che avveniva proprio nei teatri dell'antica Grecia, ovvero c'è una sospensione dell'inconscio, cioè il nostro intelletto, il nostro pensiero si ferma per seguire un'azione. Lo stesso Carmelo Bene diceva che c'è più teatro in un assist di Maradona che in una battuta del più grande attore teatrale. Questo perché? Perché i calciatori, soprattutto i più grandi, come adesso abbiamo Cavani, però mi viene da citare anche Neymar, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, quando compiono quei gesti, sono gesti non pensati, sono gesti dell'inconscio. E allora questo crea nello spettatore uno stato di sospensione, e quindi lo spettatore sospende dalla sua realtà. Nel momento in cui si realizza il gol, ecco che si frantuma quel principio di individuazione. Il napoletano allo stadio si riscopre greco per questo, perché questa è la prerogativa della nostra città. Quando questa città e questo popolo crede, cade nella promessa, sempre nelle solite promesse, è proprio perché c'è quella genuinità e c'è quella spontaneità greca che Antonio Ghivelli stesso diceva, purtroppo siamo fatti così, la nostra storia è questa. Ecco perché è stato molto facile per le dominazioni che si sono abbattute su questo popolo creare quello che hanno fatto. Si sospende l'inconscio abbastanza facilmente, vuoi per radice, vuoi per cultura, no, perché poi tra le altre cose il teatro greco nasce proprio come gioco, soprattutto la commedia. Sì, nasce come diciamo come modo di vedere se stessi attraverso gli occhi, tra virgolette, degli dèi. Questo è il teatro prima di Socrate. Poi con Socrate avviene una rivoluzione che ha cambiato la nostra civiltà, perché ciò che non è ragionato, ciò che non è pensato non può essere bello. Ecco il cambiamento che ci ha portato ad oggi. Ma prima era molto sull'inconscio. Torniamo invece ad Incanto Napoletano, Pasquale. È anche un modo per i napoletani di scoprire, per alcuni forse fortunatamente di riscoprire, per alcuni per scoprire per la prima volta alcuni aspetti della Napoli, della nostra città che non conosciamo. Sì, difatti chi ha visto il filmato appunto ha scoperto delle location che sono lì davanti al suo balcone, che magari non aveva notato e non si era soffermato sottovalutando. Si trova? È una città bellissima, veramente. Io dico sempre, se in questo Dedalo confuso andiamo col filo d'Arianna dell'amore, troviamo personaggi e storie incredibili. Tutti quelli che ci hanno preceduto, che hanno raccontato l'arte, ecco che si leggono sui volti, nei vicoli, nelle piazze, nelle persone. Diciamo che è interessantissimo guardare nell'animo umano. Ci sono delle storie stupende. È davvero un grandissimo omaggio d'amore per questa città. Un bel archivio, tra le altre cose, di immagini. Da dove avete attinto, se posso... L'Incanto Napoletano è tutto girato da noi. Poi alcune immagini che sono andate in onda adesso sono immagini di repertorio delle attività culturali che Pasquale ha fatto al Centro Incontri delle Arti, al Levante, in questi anni. Abbiamo visto Pupella Maggio, abbiamo visto Roberto Muvolo, ospiti illustri che hanno dato, diciamo, il loro contributo importante. Roberto De Simone. Per la serie di Canto Popolare. È lo stesso Pasquale, l'archivio vivente. sì, infatti è anche un modo Federica per dare. Pasquale Della Monaco ha maturato da sempre l'idea di un teatro di strada, unito dal 1989 teatro e cinema, dove la protagonista è sempre la nostra città. E poi dal 98 al 2000 siamo in chiusura. Pasquale, vorrei ricordare che sei stato consigliere del Teatro San Carlo. Sì, ho avuto questa fortuna e ho potuto così dire il mio. Si voleva eliminare il corpo di ballo e insistentemente non lo fece eliminare. Questo mi fa molto onore e mi fa molto orgoglio, insomma, difatti c'è ancora. Dove possiamo vedere il mediometraggio per intero? Sì, allora... Così ce lo andiamo a riguardare. Al momento si può seguire tramite la pagina Facebook i prossimi appuntamenti delle proiezioni che faremo privatamente. Poi si sta studiando ovviamente una diffusione televisiva del filmato. La seconda parte è in lavorazione e questa volta si baserà su interviste ai personaggi più importanti della città, quelli che hanno fatto tanto, in molti settori, dalla cultura all'economia all'arte. E poi però il cantiere è sempre aperto, quindi sono sempre aperte le selezioni per diciamo, giovani attori, per corsi gratuiti di recitazione. Bene, grazie ai nostri ospiti Pasquale Della Monaco e Edoardo Esposito per questo bello omaggio alla città di Napoli, Incanto Napoletano. Grazie. Arriva il mare, arriva l'oceano con una nuova rubrica culinaria. Restate con noi perché subito dopo che cosa succede?
Beh, parleremo di una delle pizze migliori del mondo, mangiata persino dall'ex presidente USA Bill Clinton, Di Matteo.